Allora, domani so che hai in programma un bel viaggio, mister, da fare Ma verso non solo domani, il sud Italia. gireremo un po' per Oh, Radio l'Italia. Mercato dice che va a chiudere per Dall'Oglio della Regina. È una voce fondata o no? Non è facile prendere un giocatore come Dall'Oglio, che il prezzo del cartellino era di 600.000 euro il 31 gennaio, giusto? Chiedeva 600.000 euro il presidente Foti, quindi non penso che sia un'operazione facile. Però diciamo è un giocatore che le piace. Classe 92, Dall'Oglio, che tra l'altro ha vissuto una stagione travagliata Intanto bisogna alla vedere la Regina. A regina che succede. proposito di Calabria, mister, le piace anche Elio Calderini, classe 88, tra l'altro cresciuto nel settore giovanile dell'Arezzo, lui è di Città di Castello, quest'anno 9 gol con il Cosenza e se non ho 11 informazioni... gol, 11 gol, uno annullato, 10 gol. Svincolato se non ho informazioni errate. Ah, vado, bravo, eh. Noi non compriamo giocatori, Andrea, quindi compensiamo quello che gli altri spendono gettando i soldi con le idee e con un minimo di competenza. Calderini è un giocatore che io voglio portare ad Arezzo, io lo dico, così altrimenti se no lei bum Beh, bum bum bum. sì, ce E n'ho un così da altro casa paio, poi la sono lascio in pace. contenti. Calderini faremo di tutto affinché lo portiamo ad Arezzo, è un giocatore che ha fatto 11 gol in C1 da centrocampista, li ha fatti a Cosenza. Ecco, in quel L'ho 3-5-1-1 lì, portato mister. io a Castellammare 8 anni fa, no? L'ho presi dall'Arezzo, me lo diede Pieroni, Sì. quindi lo conosco bene. È un giocatore che faremo l'impossibile per portarlo ad Arezzo. Bene, così lei è contento e sono contenti anche Calderini giocava in una a primavera importante, quella degli Calderini è un grosso giocatore, 88, un po' matto, con Ranocchia, però con Sereni. Calderini da quando si è sposato e ha messo su famiglia si è calmato. Calderini ritengo che è uno dei giocatori più forti che c'è in questa categoria. Ecco, in quel 3-5-1-1 lì, mister, in che Ma ruolo può giocare lui? Calderini può Qui è fare, 3-4-1-2, insomma, siamo ma con rimasti. l'onestà che mi contraddistingue, egli è un tre quarti, però può fare la seconda punta e in quel discorso che io facevo degli intermedi e delle mezzale che si buttano dentro, lui può fare anche uno dei due. È un giocatore che, ripeto, l'anno scorso ha fatto 8 gol, se non erro, da centrocampista, quest'anno ne ha fatti 11, ma li ha fatti a Cosenza, in una piazza importante. Quindi faremo di tutto, è una trattativa difficilissima perché lui è uno che guadagna per l'Arezzo, però vedremo, vedremo. Calderini, faremo di tutto per portarlo ad Arezzo. Oh, le faccio l'ultimo nome, mister, poi la lascio in pace, No, le faccio no. due domande per chiudere la trasmissione, per ringraziarla. Perché a gennaio era uscito anche il nome di Simone Fautario, classe 87, esterno del Como, anche lui svincolato. E ricordo che lei espresse un parere molto positivo su È un questo giocatore giocatore. forte, è un giocatore forte, senza ombra di dubbio. Era tra quelli che noi attenzionammo e poi prendemmo perché era molto più facile in quanto il Savoia era in una fase disarmante, no? E Sì. Andaste quindi su prendemmo Sabatino. Sabatino, che ritengo che ha fatto benissimo ad Arezzo, ha fatto benissimo la prima fase, poi nell'ultima parte di campionato non ha fatto benissimo, ma ci può stare, voglio dire. Flautario è un nome importante, però ritengo che Sabatino possa essere anche un nome importante per l'Arezzo, come a noi piace, così gli diamo anche un altro Eh sì, siamo qua apposta, mister. Probabilmente prenderemo, lo dico con estrema schiettezza, il 96 più forte in quel ruolo, che è Zanon della Fiorentina, classe 96. Bene, ne abbiamo fatti Oh, già due, eh sì, adesso questi basta. sono bei nomi. Oh, e questo no, soprattutto perché comunque dà anche al pubblico così L'idea di come si la costruisce l'Arezzo, io certezza, ecco, senza nomi, però che l'Arezzo sta lavorando. nomi forti, giovani e di grande spessore. Oh, le chiedo, allora, alla luce di tutto quello Non è che detto che questi arrivino, Certo, beh, chiaro, sono, sono trattative bravo, magari non sono, avanzate. esatto.